Buongiorno Marti. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Oggi inizia la campagna elettorale. No. Oggi? Potrai concedere 2 minuti alla tua zia preferita, no? Dai, su. Sì, comunque io sono qui a chiederti il tuo supporto. D'altronde se non ci aiutiamo tra parenti, eh? Veramente non ho ancora deciso bene quest'anno, però... La famiglia, ricordati. Puoi fidarti solo della tua famiglia. Vieni dentro che ti offro un caffè, su. Ma come cazzo fa a sapere quando inizio? Caffè, bombolone? No, grazie. Oggi solo caffè. Carissimo, allora come va? È un po' che non ci si becca, eh? In effetti esco poco. Eh sì, ormai si sta sempre dietro quel computer, ai social, si pensa di stare a contatto con tutti. Ma io preferisco scambiare 4 chiacchiere vis-à-vis. Sì, in effetti è più elegante. A proposito, ho visto quel post che hai fatto di quel borgo in Toscana, Pitigliano. Che meraviglia, che paesaggi, e poi come si mangia, c'è quella carne proprio buona. È certo che anche San Marino si difende bene, eh? Avevo condiviso sul tuo diario un post sulla valorizzazione del territorio sanmarinese, ti ricordi? Sì, ricordo. Sì, le mie idee sono molto forti su questo punto. Ho visto anche che sei stato quel ristorante Riccione, quel nuovo ristorante brasiliano dove fanno quella piccagna fuori di testa, pepata al punto giusto, con quel vino e quei cocktail, aiutami, la caipirinha. A proposito di questo, avevo condiviso sul tuo diario un post sulla valorizzazione del turismo enogastronomico. Un mi piace da te non lo sai proprio per te. Oh, ma l'ho apprezzato, ma forse perché ero in macchina. Il tuo gatto? Poverino, l'ho visto con quella zampina sofferente. Tu non sai quanto ho sofferto io per la mia povera Kitty. Me l'hanno spiaccicata sotto casa con uno scooter. Mi è venuta una rabbia, non c'è più proprio la valorizzazione, il rispetto dei diritti sugli animali. Scusa, dovevo proprio scappare. Lo sai che mi candido? Ah sì? Ah dai, l'avrei mai detto. Era ora che il mio impegno sociale finalmente sfociasse in qualcosa di concreto. Perché io sono stufo di quella gente attaccata alle loro potere. Io sì. Punto primo. Sono stalkerato da questo imbecille. Punto secondo, questo probabilmente entrerà in consiglio. Punto terzo, emigrare in un posto molto lontano. Punto quarto, bloccarlo sui social. Punto quinto, Umberto Eco aveva ragione. I social hanno dato diritto di parole a legioni di imbecilli. Non ne posso più, hai capito? Ed è per questo che un voto dato a me non è un voto buttato. Perché io so quando agire e come muovermi. Buongiorno. Carissimo, vengo subito da te, un caffettino e te, cosa dici? 2 secondi e sono da te. Ci conto, eh? Marti, ti ammazzo. Questo mi stalkera da 1 anno. Siamo solo al secondo giorno di campagna elettorale. Bisogna che una mano me la dai, eh? Semplice istinto di sopravvivenza. Stava rintronando me prima di tornare.